Pomeriggio di paura ieri a Tortoreto quando una donna di 38 anni, dipendente del campeggio Salinello, è stata sbalzata a terra da un fulmine caduto nelle vicinanze. La giovane donna, raggiunta dalla scarica, non ha perso conoscenza. Il tutto è avvenuto attorno alle 18 e immediatamente sono scattati i primi soccorsi con un'ambulanza partita dalla vicina Alba Adriatica. La malcapitata, che inizialmente non riusciva a muovere le gambe, è stata poi trasportata presso il nosocomio di Teramo per i controlli del caso. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Il tutto ci riporta al 3 agosto, quando Pamela Di Lorenzo, colpita da un fulmine caduto ad Alba Adriatica, ha perso la vita 9 giorni dopo a causa delle ferite riportate. Sull'intera provincia il maltempo si è abbattuto sin dalle prime ore del pomeriggio, con alcune località dell'entroterra particolarmente colpite da violenti temporali. Innumerevoli le richieste di intervento arrivate alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco, che fino alla tarda serata hanno dovuto impegnare tutte le squadre a loro disposizione. Importanti disagi sono stati registrati a Montorio con allagamenti lungo le strade e fango che ha invaso la carreggiata della centralissima Viale Duca degli Abruzzi, mentre a Bellante, nel tratto che collega il paese alla Statale 80, un grosso albero si è abbattuto lungo la strada, bloccando tutta la viabilità. Allagamenti e diverse criticità anche negli altri comuni costieri, con Roseto, Giulianova e Alba Adriatica colpiti anch'esse dall'ondata di maltempo.